Ciao a tutti ragazzi belli, come va? Benvenuti o bentornati sul mio canale, se ancora non mi conoscete, io sono Antonio e oggi proveremo per la prima volta Kiko. Non ho mai, mai, mai provato un prodotto di Kiko, mai nella vita, serio, finora non ho mai provato Kiko, quindi sono super curioso. Ho sbocciato qualcosa nello store e molti prodotti sono interessanti, quindi siamo qui oggi per provarli. Allora, tiriamoci sulle maniche. Non ho trovato il primer che volevo, quindi già ne ho messo uno e andiamo subito col fondotinta. Ho preso questo fondotinta qua della collezione Sicilian Notes, penso si pronunci così, ed è un fondotinta full coverage però idratante. L'ho sbocciato nello store e sinceramente sono rimasto abbastanza sorpreso. Wow, ma raga, c'è il fondotinta e anche il pennello, e l'ho pagato tipo 10 euro. Scontrino alla mano, era scontato e l'ho pagato 9,50 euro. Raga, cioè, se è buono, super top, sia il fondo sia il pennello 9,50 euro. Vabbè, allora raga, io direi di usare questo pennello qui. Ok, è tipo un kabuki, un mini kabuki. Carino. Spero solo abbia azzeccato il colore. Da così sembra giusto. Vediamo. È super morbido e non ho mai provato fondotinta così nei bottini. Comunque, vabbè, andiamo a stenderlo. Sembra ci siamo. E poi profumo un sacco di buono. Prendo il mio solito specchio stella e vado. Allora, forse è un po' chiaro. Forse. Allora, raga, questo pennello mi sa che lascia un po' di strisciate. No, raga, sto pennello non mi piace. Già, bocciamo il pennello. Prendo quello di Sigma, che è il mio preferito del momento. E guardate, già con due tamburellate già non si vede più nessuna striscia. No, raga, ma cos'è? No, vi faccio un close up. Non so se il primer che ho messo sotto, ma penso di sciacquarmi il viso e ripetere il passaggio perché cioè, è brutto. Raga, guardate tutta questa zona qua, è come se il fondo si fosse già quasi asciugato e poi non penetra nella pelle, guardate. Se faccio così si toglie. Ma che succede? Poi qua tutte, boh, tutte pellicine, tutte come se si stesse sgretolando. Ma oddio, cosa brutta. Per sfizio vado un po' con la blender e vedo se il risultato migliora. A parte che in questi giorni ho la pelle secca in questa zona qua e mi sta evidenziando tutte le pellicine. Vado a togliere tutto e rifacciamo. Allora, raga, eccomi tornato. Seconda chance. Questa volta vado con meno prodotto e vado direttamente con la blender. Vediamo come si comporta. Ok, sembra molto meglio. E ho messo solo una crema idratante sotto. Allora, dato che questa zona qua ce l'avevo secca, come potete vedere, credo si veda, mi ha evidenziato le pellicine. Però sono davvero tanto screpolato. Anche se, vedete, a pelle normale, così senza niente, non si vede. Però il fondotinta me le ha evidenziate. Bye. Mi è frullata la blender, raga, questo è un segno. Anche la blender di prima si è rifiutata, raga. Qua è bello, come potete vedere anche voi. Ma qua no. No, raga, mi sa che non mi piace. Che palle, avevo buone speranze per questo fondotinta. Guardate in questa zona qua. Ha evidenziato tutte le pellicine. E poi quest'altra zona qua non si sente proprio bene. È proprio brutto, ha fatto macchia qua. Qua pure un pochino secco, anche se forse non si vede dalla telecamera. Però no, no, non mi piace proprio, raga. Sulla fronte si è comportato bene, però sicuramente non è full coverage. Dovrebbe essere idratante, ma non è tutta questa idratazione. Mi aspettavo molta più idratazione sbocciandolo in negozio. Ma poi raga, non si attacca proprio bene alla pelle.
È proprio strano, se faccio così si toglie. Cioè, boh, è come se fosse tanto oleoso, però come se l'olio si fosse diviso dal fondotinta, quindi è stranissimo, boh. No, raga, non mi piace, no. Nemmeno sul naso, guardate sul naso. È proprio brutto l'effetto, è super polveroso. No, no, raga, no. Raga, fatemi sapere se già l'avete provato e soprattutto se sulla vostra pelle si è comportato bene, perché sulla mia, zero. No, raga, lo tolgo e ne metto un altro, perché poi ho paura che anche magari gli altri prodotti sopra non vadano bene per colpa del fondotinta, quindi lo tolgo. Oh! Ok, eccomi tornato, ho messo il mio fondo luminoso di fiducia, che è il Born to Glow di NYX. E se prima pensavate, vabbè, dai Anto, non è tanto male come stai dicendo tu. Guardate ora questo qui com'è e poi fatemi sapere. Cioè, guardate raga, effetto seconda pelle. Nulla a confronto con quello di prima. Anche qui le pellicine non sono evidenziate tanto quanto quello di Kiko. Quasi non si vedono. Andiamo avanti! Siamo solo al primo prodotto e già è un fail totale. Questo prodotto qua, se non mi sbaglio, è 3 bestseller. E sto parlando dell'Universal Stick Concealer pagato 5,59€, anche questo qui in offerta. E vediamo un po' com'è nella colorazione 03. Non ho nemmeno mai provato correttori in stick. Allora, il colore sembra un po' giallino. Correttore, confido in te per favore. Regalami una gioia. Vabbè, raga, non c'è. Spero che l'effetto si veda. E raga, non si sente bene, non si uniforma bene. Guardate qui sopra, poi sopra l'occhio, è tutto secco. È pure un correttore in stick, perché è così secco? No raga, mi avvicino ancora di più perché dovete vedere. Te lo si vede quanto è secca questa zona qua. Io non ce la faccio. Cioè non è così male l'effetto, ma non così bene nemmeno, ecco. E già siamo a 16 euro buttati. Il fatto è che così da lontano sembra pure carino. Poi mi avvicino e vedo la secchezza, vedo il deserto, vedo la sabbia. Kiko, e dai. Terzo prodotto. È della nuova collezione Tuscan Sunshine. È praticamente uno stick 3 in 1 e si può usare sia sulla bocca, sia sugli zigomi che sugli occhi. E questo qui è il colore. Allora, scivola molto molto bene, quindi vado direttamente sugli zigomi e lo uso come brush. Spero di non averne preso troppo. E con la blender lo vado a sfumare. Oddio, è carinissimo, raga. Questo mi sa che è super carino. E poi lo useremo anche dopo sulle labbra. Ok, raga, questo è un sacco carino. Meno male. E questo costa 9,99. Poi andiamo con un altro prodotto, sempre della collezione nuova. Questa è una cipria fissante, sempre appunto della Tuscan Sunshine Collection. Il pack è bellissimo, guardate, è super riflettente. Ed è una cipria luminosa, anche la trama è un sacco carina. È traslucida ed è sottilissima, raga. È super sottile. No, raga, è davvero stupenda. Infatti mi ha colpito un sacco e l'ho presa immediatamente. Ha anche uno specchietto qui sopra. E costa 14,99. E vado con un pennello. Raga, è super sottile. È stranissima. Perché è davvero un sacco sottile. Opacizza, ma allo stesso tempo non secca. Vedete come il blush prima era super luminoso. Ora invece è opacizzato, ma non troppo. La pelle è super liscia. Bella, raga, questa è super approvata per ora. Anche se qua il correttore mi ha segnato di nuovo le pellicine, perché l'ho messo fin qua sotto. Comunque questa cipria è già andata nei miei preferiti. Allora, ho fatto un po' di contour, bronzing, ho spruzzato anche un setting spray. E ora andiamo a provare l'ultimo prodotto viso. Ho preso il Pop Revolution Highlighter to Go. Questo qui, il negozio mi ha incuriosito un sacco. Perché praticamente si svita. E c'è il cuscinetto e il prodotto è contenuto nel tappo qui, quindi si applica così pa, 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 e lo mettete. È molto molto carino, ora ve lo sboccio magari prima qui. E sembrava molto carino il negozio, non si vede una minchia. Vabbè, non si vede raga. Per favore, almeno tu, non deludermi. Allora,
Raga, ma quando l'ho provato in negozio sembrava in polvere, invece in crema. Vicino alla commessa ho detto: "Ah, ma quindi è in polvere, non è in crema?" Sì, è in polvere. Ma non ha che in crema. Comunque l'effetto è questo qui, molto naturale, anche se mi ha fatto un po' di chiazza. Avrei dovuto metterlo prima, ma pensavo fosse in polvere. Cioè, in camera si vede dal vivo, no? Vabbè, raga, comunque un effetto molto naturale. Non mi dispiace, dai. Non è promossissimo, però. Comunque, no, vabbè, io scioccato che la commessa mi ha detto: sì, tranquillo, in polvere. Boh. Per gli occhi ho preso questo duo di ombretti, è sempre della collezione Sicilian Notes, e mi ha incuriosito un sacco perché non ho mai provato ombretti del genere. Anche il colore mi piace un sacco, e comunque questa qua è la parte shimmer e questa è la parte opaca. Sembrano carinissimi. E vado a mettere un po' di colore così su tutta la palpebra. E con un pennello di fiducia lo vado a sfumare. Mi sa che ne ho messo pure troppo, eh. Quindi vado già anche da quest'altro lato perché ne ho prelevato troppo. Raga, questo mi sta piacendo un sacco. Si sta sfumando bene, ma davvero bene, raga. Cioè, io poi sono abbastanza obiettivo quando una cosa mi piace subito e quando magari serve farla funzionare in altri modi. E dovete sfumare con cautela perché altrimenti ve lo stampate anche sul ciul. E poi con la cipria di prima vado a sfumare qua sopra, così viene una bella sfumatura. Sembra si sia anche fissato bene. Davvero sorpreso, raga, da questo qua. E l'ho pagato 3 euro, raga. 3 euro. Ovviamente sempre in offerta, però insomma, manco Essence 3 euro. Ora andiamo con la parte shimmer. Questa mi preoccupa un po' in più, ve lo dico. Ok, raga, questa parte qua non mi fa impazzire perché non è luminosa come speravo. Forse il negozio sembrava più luminosa. Ora non lo è tantissimo. Facciamo un secondo strato. Guardate, fa un po' di macchia e poi qui all'interno non si è fissata. Anzi, ha anche portato via l'ombretto di prima, secondo me. Vediamo col pennello se sfumandolo magari vengono fuori glitter. Cioè glitter, viene fuori un po' più di luminosità. No, raga, non. No, non mi fa impazzire. È carino, però niente di che, eh. Però insomma, per un look veloce, secondo me ci sta. Cioè, nel senso lo userei. Sfocciato sulla mano sembra un sacco più luminoso, però. Forse è l'ombretto di sotto che gli ha tolto un po' di luminosità. Passiamo avanti, altro best seller se non mi sbaglio, ed è il Long Lasting Eyeliner. Pagato 3,85 euro, perché c'erano un sacco di offerte in negozio, raga. No, ho sbagliato, raga. No, vabbè. Ho sbagliato. Ho preso la matita e anziché l'eyeliner, la matita nera. Uffa, volevo l'eyeliner. Dai, che palle. Però ho controllato bene 50.000 volte. E ho pensato, vabbè, no, questo non lo prendo perché non è l'eyeliner. Prendo questo qui che è l'eyeliner. Invece no, non ho capito un cazzo. Ok, no, ci sono rimasto malissimo, raga. Volevo l'eyeliner. Vabbè, facciamo l'eyeliner con la matita. Subito super scrivente. E ora vado a sfumare. C'è anche lo sfumino di qua, proviamolo. Ok, raga, ho fatto l'eyeliner, mi sono aiutato con un pennellino per nail art, per essere più preciso. La matita mi è piaciuta un sacco perché è super scrivente, non si asciuga in fretta, quindi riuscite per bene a sfumarla. Ora dobbiamo vedere solo se è long lasting. L'unica nota negativa è che non è super nera, vedete, resta un po', non so, sul grigio. Però solo per questo. Andiamo avanti con un mascara. Questo era tra i best seller, è il Volumize Plus Mascara, Active Mascara, ed è questo qui col pack dorato. Lo scovolino è fatto così e quindi mi incuriosiva ancora di più perché magari riesce a prendere per bene le ciglia, queste qui all'interno. Mascara, non deluderci anche tu.
Raga, allora, questo è l'effetto del mascara. Due passate, zero passate. A me sinceramente non fa impazzire. Lo scovolino mi è piaciuto un sacco perché va anche per bene a prendere queste ciglia qua e queste qua. Però, raga, volumizzante a me non sembra, anzi, l'effetto è molto naturale e le anche abbastanza unite. A me non sembra che le abbia tanto volumizzate, ecco. L'effetto con una passata è questo qui, forse è meglio perché non le unisce troppo, però sono insomma un sacco naturali e non tanto volumizzate. Passiamo alle labbra e ritorna una delle poche gioie di questo video. Andiamo a metterlo e il colore mi piace un sacco. Ma poi scorre super bene. Magari anche per fare delle labbra un po' colorate così velocemente. Il colore mi piace, non ci sta benissimo forse con il look occhi, però insomma il colore non mi dispiace. E questo qui c'è in altre colorazioni, se non mi sbaglio in altre due colorazioni. Siamo arrivati alla fine di questo video e diciamo che su 8 prodotti solo 4 mi hanno soddisfatto, ovvero la cipria, la matita, il prodotto 3 in 1 e questo qui per gli occhi per quanto riguarda la parte questa qua opaca. Cioè ragazzi, sulla mia copertina non c'è scritto fail, non è un mio video praticamente. Però raga, una cosa che vi consiglio un sacco è questa qui. Cioè tra tutte le cose, la cosa che mi piace di più è sicuramente la cipria. Questa qui ve la consiglio un sacco. Fatemi sapere nei commenti se avete provato qualcosa di quello che vi ho mostrato, se a voi è piaciuto. Fatemi sapere nei commenti un po' le vostre opinioni. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con hashtag fail. E se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per ricevere notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video, seguitemi anche su Instagram, avrete visto il mio nome scritto qui sopra per tutto il tempo, e noi ci vediamo al prossimo video. Baci!